Salve ragazzi, cari amici del web, mi trovo in Malesia, più precisamente a Mukah, un posto di transito, sicuramente non è una città interessante dal punto di vista culturale, è la classica città mercato di transito, è come fosse un oasi nel deserto, però sostituiamo il deserto con le foreste del Borneo. Il posto è bellissimo, e veramente la strada che mi ha portato fino a qua è stata molto interessante, faccio il mio viaggio in moto che in questo modo si provano molto le emozioni del posto. Mi trovo in questo momento in una fermata, mi sono fermato principalmente per controllare quanta benzina mancava alla mia moto per non rimanere a secco, perché è un serbatoio molto piccolo, ogni qualvolta ne ho la possibilità faccio benzina, anche se magari mi mancano solo 2 litri, però la faccio perché non si sa, siccome è la prima volta che percorro queste strade potrei fare anche trovare anche i classici 200 km senza trovare il benzinaio. Ecco, mi porto anche dietro una piccola tanichetta, è l'emozione del viaggio perché qui si viaggia un po' alla buona e questo è molto stimolante, non è come viaggiare in Italia nell'autostrada. Le persone che si incontrano sono molto genuine, hanno ancora il fascino, l'attrazione per le persone occidentali, perché ne vedono poche. Ecco, in questo momento che sto girando il video davanti a me tutti mi guardano. Vabbè, vi faccio vedere dove mi sono fermato, cosa sto mangiando. Allora, sto mangiando qua un zuppone, si chiama lassa. Questo zuppone, questo lassa, che non è da confondere con il laksa che è fatto invece con la pasta. È la prima volta che io prendo questo tipo di zuppone. C'è dentro un po' di grattugiato, qualche cosa che non ho ancora capito cos'è. Ce lo grattugiano dappertutto, ma io credo che sia qualcosa fatto o con i gamberetti o con del pesce. Insalata, verdurine, questo è pollo, abbiamo dentro anche il classico gamberetto. Ecco, poi probabilmente sotto che nuota ci sarà ancora qualcos'altro, non lo possiamo sapere adesso. Mi sono fatto portare anche un tè che nel frattempo mi sono bevuto con del ghiaccio. Evitate di prendere le bevande col ghiaccio, perché il ghiaccio viene fatto con l'acqua, quella del fiume, quella che non è potabile. Se io dopo aver fatto la Russia posso berla tranquillamente, cioè, dopo aver affrontato le condizioni igieniche della Russia posso bere qualsiasi cosa, però voi evitate di farlo, se no vi prendete la dissenteria. Ecco, questo è un po' il posto, una specie di bazar a cielo aperto, lì vendono qualche cosa, poi se si gira ci sono negozietti, diverse fonti, adesso diversi punti vendita. È la cosiddetta città mercato in mezzo alla foresta. Io sono esattamente sul limite, al bordo, andando di là continua la giungla, c'è un fiume. Eccoci qua, questo, perché guardate qua la gente simpatica, salutano. Ok ragazzi, vi ho fatto vedere un po' il posto, ci sentiamo, ci vediamo alla prossima, ciao.